Madonna, Madonna, quando si sta, ma perché? Perché? Quanto è bello questo bar, quanto è bello, quanto è bello, perché? 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 Si sta bene, un caffè, perché? Madonna, come si sente, come si sta bene qua, che bello, Madonna. Madonna, signorina, che bello, si sta bene qua, che bello. Fatemi godere ancora un po' questo momento. Madonna, che bello. Me la ricorderò per sempre. Un caffè. Bello, bello. Come si sta bene, che bello. Mancano 2 minuti. Lei, se fosse il Presidente del Consiglio, cosa farebbe in questo momento? Bella domanda, eh. Quando mancano? Passiamo all'area arancione. Noi qui in Puglia siamo in zona arancione. E sono la Puglia. Secondo me i bar, sempre con accesso limitato, i ristoranti potrebbero lavorare. Potrebbero lavorare? Secondo me sì. Scusa, l'ultimo servizio del giorno. Forse il 90% riusciamo a farli anche domani. Aspettiamo le linee guida. 1 minuto e 55 secondi e chi se ne frega! Zona arancione o zona rossa? Preferisci? Zona arancione. Meglio, almeno la zona arancione. Esatto. Che diamine, la zona arancione. Ne me romperca. So che lei è amico del presidente Conte, stava al telefono con lui. Sì, stavo presidente. E cosa gli ha detto? Cosa gli ha detto? Ha detto rimanete, siete forti. Ce la faremo. Ma rimaniamo nei negozi o no? No, cioè, non vale più la pena. Adesso io tardi chiudo. Attenzione, in queste regioni chiudiamo anche bar e ristoranti 7 giorni su 7. Due bicchieri, ristorante. Anche non so, vedremo Conte cosa vuole fare, andiamo a casa di Conte. Attate, colonnello, io ho carta bianca e ci si pulisca il culo, va bene? Visto che lei stava... Sono un ammiratore di Conte. Lei è un ammiratore, sì, quindi sì. Sicuramente secondo lei sta facendo bene. Anzi, da fare più drastica. Ancora più drastica, tutti a casa. A Natale puoi fare quello che hai fatto a marzo, sai. Potrebbe rimanere così, va bene. Bisogna attenersi. Sì, sì. Sul balcone a cantare, col pigiama sempre uguale. I parrucchieri. Sono aperti. Sì, ma lei non ha bisogno, c'è ancora il capello corto. L'ho fatto prima che... Bravo. Care Giuseppe, compare, nipote. Se non mi sbaglio erano le 18 che si doveva rispettare l'orario. Mancano 3 minuti. Se si parla tanto di una pandemia, qualcosa di reale c'è. Cresciuta dalla mamma con latte al plutonio. Insomma, è chiuso o è aperto? Ce la faremo! Ragazze, la mascherina. Grazie, bravissime, bravi. Non assembratevi. Buonasera. Buonasera. Chiedo scusa per l'intrusione, ma la domanda cade come il fagiolo. Yes. Ma secondo lei, se fosse il Presidente del Consiglio, cosa direbbe non solo all'opposizione, ma a tutta la popolazione italiana? Cari italiani, vi chiedo solo un piccolo altro sforzo. La gente non sa neanche che fare. Noi purtroppo stiamo attraversando questo periodo. Noia. Tutto il resto è noia. Sul balcone a cantare. Ce la faremo! Come si fa? Come si fa a stare senza musica? Vabbè, i ristoranti. Ma che allora, m'hai provocato e io ti distruggo adesso. Ci vuole un po' di musica, e se non c'è la musica? Insomma, perché? Chi fermerà la musica? Il DPCM. Signora, buonasera. Buonasera. Senta, in questo periodo in cui stiamo andando proprio... Sì. Dove andiamo? Ci siamo per me. Andare in farmacia. No. Lei deve andare in farmacia. Sta facendo provviste? No, devo fare la dieta. Vabbè, che c'è la dieta? Farina? No, i miei figli non mangiano. Credo sia l'unica bambina d'Italia che piange per andare a scuola. Ci stanno le melanzane a casa. Quelle sotto olio? Sì. Passate. Madonna, andiamo, signora, che andiamo. È Natale, resta a casa di più. Manamana.
Manamana. Manamana.